adesso parliamo di musica con l'ultimo approfondimento realizzato da Lorenzo Valeriani con il coro natalizio In canto di Chieti.
E allora, ultima intervista di questa straordinaria serata, Presidente Pusticcio, tutta legata al Natale. Noi vi ringraziamo anche a livello cromatico, insomma, siamo qui per dimostrare che è il periodo più bello dell'anno. Noi ringraziamo Rete 8 per la disponibilità e per tutto quello che fa per far in modo che il coro venga conosciuto non solo in Abruzzo ma anche in Molise, perché sappiamo che Rete 8 ha molti utenti non solo abruzzesi ma anche molisani. Beh, devo dire, posso confermare anche da una chiacchierata fuori onda, chiamiamolo così, che il presidente Raffaello Pusticcio ci segue in tutto e per tutto, non solo sotto l'aspetto culturale, ma anche quello calcistico e sportivo. Quindi, insomma, un utente, un telespettatore doc. Presidente, la storia di questo coro, la domanda classica che faccio: quando vi è venuto in mente e perché soprattutto? Allora, è un coro molto giovane. Noi siamo nati nel maggio 2018. Una sera alcuni amici ci siamo incontrati e abbiamo deciso, per la voglia di provare, di cominciare a cantare e portare avanti un po' le tradizioni abruzzesi. Ma dove vi siete incontrati? Ci siamo incontrati una sera a casa di un amico, per caso proprio. Abbiamo cominciato a parlare di cori. Prima c'è stata anche una mangiata con una bevuta, perché di solito la parte da questo. La mangiata arriva sempre, sempre. Appunto. La mangiata arriva sempre. L'intonazione spesso arriva. No, l'intonazione arriva dopo qualche bicchiere di vino. Ecco, appunto. L'ha detto lui, Però quindi, un percorso iniziato per caso, poi col passare degli anni, credo, la convinzione di poter dare qualcosa in più rispetto alla classica goliardata, chiamiamola così. Assolutamente sì, ci siamo riuniti e abbiamo deciso di intraprendere questo percorso. Siamo partiti in pochi, attualmente siamo un coro di circa 35-40 elementi e forse la peculiarità di questo coro e che gli altri cori si accompagnano con uno o due massimo fisarmoniche. Noi abbiamo un ensemble fisarmoniche più flauto e la stessa cosa usiamo, perché facciamo pure animazioni di messe, ci accompagniamo anche nelle animazioni di messe con fisarmoniche e flauto. La stella.
soprattutto avete tanto coraggio, perché in apertura, un po' a sorpresa, ho visto che avete messo in mano e sulle gambe del nostro Paolo Bernabei questa straordinaria fisarmonica, e devo dire che se la cava meglio con lo strumento che col microfono, ma questo è, insomma, è indubbio, insomma, è scontato. Paolo è una colonna portante del coro. Paolo, noi lo prestiamo ad altri cori, però è vostro. Però Paolo ce lo teniamo molto molto stretto. Una sorta di coro mercato, visto che mi diceva che... Assolutamente sì, riapriremo a gennaio come per il calcio. Col mercato di riparazione. Presidente, è stato davvero un piacere stare con voi. Se vuole lanciare un messaggio, ma l'invito soprattutto di passare un bel Natale, un'ottima festività, compreso anche il Capodanno, sperando che il 2024, come sempre, sia migliore dell'anno precedente. Auguro a tutti i telespettatori di Rete 8 un buonissimo Natale e un felicissimo 2024. Grazie Presidente, grazie, è stato davvero un piacere. E allora, la vogliamo chiudere così, ancora un paio di pezzi, anche tre, facciamo tre, dai, facciamo che è il numero perfetto, spesso e volentieri, altri tre pezzi e poi chiudiamo questa settimana con il coro Armonia d'Abruzzo Incanto qui a Chietiscalo, ma loro sono... Insomma, multietnici, come ha detto il direttore. Perché raggruppiamo persone da tutti i paesi limitrofi. Ecco, perfetto. Pescara, Chieti, Cepagatti, Villabades, Villanova. Quindi siamo molto molto assortiti come coristi. Benissimo. E allora, come detto, gli ultimi tre pezzi, tutti dedicati ovviamente al Natale. Fate anche buon anno, di vero cuore a tutte le famiglie principalmente in difficoltà, passatemi il termine, e a quelle che possono vivere di plano un Natale sereno. L'augurio di Rete 8, l'augurio di pomeriggio, l'augurio da parte mia e dei miei meravigliosi tecnici che sono Mario Giacchetta e Maurizio Migliore. E se Dio vuole ci vedremo l'anno prossimo. Buona serata a tutti. Buona serata.